Dai, ora torna dentro. Va bene? Oh, Amoni, lo sai com'è papà? No, com'è papà? Un po' antico. Ma non è cattivo. Non è cattivo. È un po' antico. Ma papà non è cattivo. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Oh, conta e cammini! 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua! 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar, alla fine ti sembrano come te! Salutiamo, sudano! E mi segue Peppino, e mi segue Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico! È solo un mafioso, uno dei tanti! È nostro padre! Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo! Non ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi. Prima di abituarci alle loro facce. Prima di non accorgerci più di niente. Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vespri degli aranci, Cinisi e Palermo, parlavano a suo rango, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome incombrato e rispettato, dicendo quell'ambiente da lupo colorato, si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare. Solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada d'ora. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Se ci dobbiamo ribellare. Come tanti, c'è
Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dell'assassinio mafioso di Peppino. La memoria è di fondamentale importanza, non è una frase mia, un paese senza memoria non può mai avere un futuro, qualcuno diceva, e noi dobbiamo costruire il nostro futuro sulla memoria. Il mio riferimento è chiaro, e il mio riferimento va ad una cittadina che si trova qui vicino da voi, che voi conoscete benissimo, che questa cittadina si chiama Ponteranica, che è al confine con Bergamo. Un sindaco leghista, il suo primo atto è stato il suo primo atto amministrativo, e lui se ne vanta di questo, che è stato il suo primo atto amministrativo, quello di togliere l'intitolazione della biblioteca a Peppino, titolata Peppino Impastato. Cioè, ripeto, con una motivazione, cioè la sua motivazione è stata che noi dobbiamo promuovere la cultura del nord, non c'entra nulla qui la Sicilia con noi, non c'entra proprio nulla il meridione con noi. Ecco, questa è stata una delle sue motivazioni. Insomma, si nota che sicuramente si tratta di persone diciamo molto intelligenti, di persone furbe, perché vedete, la nostra memoria storica sta proprio lì, perché noi nel meridione ci siamo emozionati tantissimo quando abbiamo intitolato delle vie ai morti del Risorgimento, abbiamo intitolato qui del nord, abbiamo intitolato delle strade, dei siti ai morti della resistenza antifascista, cioè caduti qui persone del nord. Forse questi signori non sanno, non conoscono bene la storia, quello che è successo tanti anni fa, diciamo le camicie rosse di Garibaldi, i garibaldini, che buona parte dei garibaldini che sono scesi giù in Sicilia facevano parte appunto di Bergamo, a maggioranza erano di Bergamo, dove sono venuti lì a scrivere una pagina importante della nostra storia. Ecco, però purtroppo questi signori non conoscono la storia, non soltanto non conoscono la storia, non rispettano nemmeno la nostra Costituzione. E io non capisco come mai, credetemi, come mai un partito del genere, che possiamo definirlo una banda di esaltati, fascisti, razzisti, antimeridionalisti, hanno fatto parte di un governo repubblicano nato dall'espressione, diciamo, dalla resistenza antifascista. Abbiamo protestato, abbiamo organizzato delle grandi manifestazioni, siamo stati presenti a Ponteranica, però purtroppo non diciamo che non siamo riusciti a scalfire un po' il loro potere. Cioè, quello che secondo me dobbiamo fare, perché io credo che Ponteranica ne vale la nostra esistenza, io poco fa accennavo che era stata colpita la nostra dignità, e noi dobbiamo scendere in piazza, noi dobbiamo al più presto possibile organizzare una grande manifestazione a Ponteranica. Io direi, la definirei una manifestazione antifascista e antileghista, cioè io non credo che ci sia molta differenza fra il leghismo e il fascismo, io credo che non vedo nessuna differenza, e se noi non abbiamo il coraggio di dire come stanno le cose, perché abbiamo paura che se diciamo questo c'è la possibilità che la base non può votare più per noi, noi dobbiamo convincere questo, noi dobbiamo convincere quell'altro, noi non dobbiamo convincere nessuno, noi dobbiamo portare avanti una grande battaglia di civiltà e di democrazia, perché se noi non portiamo avanti queste battaglie va a finire che ci troviamo nella situazione dove siamo. La conosciamo tutte qual è la situazione attuale. Questo è importante perché, ripeto, se noi cancelliamo la memoria storica
sicuramente le nuove generazioni non riusciranno mai a capire quello che è successo, ma soprattutto quello che può succedere. Bene, io passerei brevemente anche all'impegno che noi dobbiamo portare avanti, e faccio riferimento soprattutto a Peppino Impastato, ma per un semplice motivo, cari amici e cari compagni. Io sono un po' sciolto nel dire compagni, perché oggi purtroppo non è facile, viene difficile un po' dire compagni, però diciamo qui mi trovo in una situazione dove mi sento un po' sciolto. Bene, allora è proprio questo qui il ragionamento. Le iniziative, l'impegno di Peppino Impastato sono di una grande attualità oggi. Pensate un po', lui 40 anni fa si poneva alcuni problemi importanti, si poneva alcuni obiettivi importanti, e Peppino, vedete che inizia il suo impegno e la sua attività a metà degli anni 60. Dico, siamo a metà degli anni 60, qualche anno dopo che viene ucciso nostro zio Cesare Mansella, che era il capo della cupola, era il capo mafia in quel periodo, in quegli anni, era il traghettatore della mafia agricola verso la mafia urbana. Quando tutti dicevano che se la mafia dalle campagne si spostava nelle città cambiava tutto, scompariva, però Leonardo Sciascia ha avuto questo intuito. Lui diceva: no, non scomparirà la mafia, perché riuscirà ad incagliarsi, riuscirà a inserirsi all'interno del sistema urbano, politico e così via. Molti invece non ci credevano. Ha avuto ragione lui, ha avuto Leonardo Sciascia. E quando noi parliamo di quella storia, io credo che i compagni comunisti di tutta Italia, i compagni comunisti del terzo millennio, dovrebbero conoscere quella storia, soprattutto le nuove generazioni di comunisti, perché vedete, è una storia molto lunga che si perde nella notte dei tempi, che inizia esattamente nel 1947, per non parlare quello che è successo prima, ma limitiamoci al 1947, dove nella piana di Portella delle Ginesse si è consumata la prima strage di Stato, perché quella è stata una strage di Stato, perché si è consumata con la complicità dello Stato, con la complicità delle istituzioni. Quello che avviene oggi, non è che i tempi sono cambiati molto. Allora, brevemente, perché è giusto conoscere la storia e capire chi era Peppino Impastato. Il primo maggio del 1947 è avvenuta quella strage per un semplice motivo, perché una settimana prima, per la prima volta, dopo la fase di costituzione della Prima Repubblica, si veniva dall'esperienza della resistenza antifascista, si va a votare in Sicilia, e noi siamo abituati a risultati bulgari, cioè diciamolo, a parte l'incidente di Crocetta, non è che in Sicilia hanno vinto mai le sinistre, hanno vinto le destre, il periodo del regime democristiano, che molti rimpiangono quel regime lì, dopo quello che sta succedendo, io non lo rimpiango, però molti fanno un ragionamento del genere. Bene, si va al voto, per la prima volta nella storia d'Italia, l'Italia repubblicana, l'Italia antifascista, e vedete che vincono in Sicilia le sinistre. Il primo partito era il Partito Comunista, qualcuno forse, non lo so, magari aveva dimenticato questa storia, il secondo partito era il Partito Socialista, poi una lista cattolica, dove ci si apprestava a governare l'isola. Allora, quella cosa non poteva avvenire, cari compagni, per un semplice motivo, perché se in Sicilia hanno vinto le sinistre, pensate un po' quello che poteva succedere lì al nord, che lì, diciamo, la resistenza era stata proprio vissuta, e al nord è stato protagonista della resistenza antifascista. Allora bisognava bloccare quel grande processo di rinnovamento, bisognava bloccarlo, ecco perché è stata definita strage di Stato.
Però la cosa non finisce lì, perché lo saggismo ha avuto una continuità, perché è avvenuta una vera mattanza, perché nel tempo, nel giro di pochi anni, sono stati massacrati una serie di militanti comunisti, socialisti, sindacalisti, proprio per bloccare questo processo di rinnovamento. Bene, allora vi dico subito qual era il processo di rinnovamento. Diciamo che il movimento contadino siciliano, che è stato uno dei più grandi movimenti di massa d'Europa, praticamente chiedeva l'applicazione di una legge, non l'approvazione, perché la legge era stata approvata, i famosi decreti Gullo, la riforma agraria che prevedeva la spartizione delle terre che appartenevano agli agrari, ai feudatari, prevedeva questa spartizione ai contadini, al movimento contadino organizzato con le cooperative. Oggi si parla tanto di legalità, però quella era proprio una battaglia per la legalità, perché se vinceva il movimento contadino scompariva la figura del mafioso, che la figura del mafioso storicamente viene identificata nel Gabellotto, cioè non viene identificata nei romanzi popolari dei Beati Paolo e così via, perché il Gabellotto era una figura intermediaria che si trovava fra gli agrari e i contadini, che rubava ai feudatari, agli agrari, e poi assegnava illegalmente in gabella le terre ai contadini, rubava da un lato, sfruttava dall'altro lato. Lì viene fuori il mafioso, che questa figura ce la portiamo anche dall'Ottocento, dalla fine, dall'Unità d'Italia ci portiamo questa figura. Allora noi dobbiamo educare i giovani a questa storia, perché le nuove generazioni di compagni comunisti debbono conoscere questa storia. E Peppino Impastato era, lo possiamo definire a tutti gli effetti, per le battaglie sociali che lui portava avanti, noi lo possiamo definire l'erede di quel grande movimento contadino, perché anche lui ha sposato la causa delle battaglie sociali, anche lui ha sposato la causa dei contadini, perché lo vediamo impegnato nelle battaglie a favore dei contadini che venivano espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi. Ecco, pensate un po', c'è anche una scena nel film I Cento Passi, un film che abbiamo visto tutti. Ecco, le battaglie sociali di Peppino che vanno avanti a favore dei disoccupati, a favore delle persone che soffrivano, che venivano sfruttati, che non venivano messe in regola del lavoro. Queste battaglie che ormai, che io sono convinto che bisogna riprenderle, sono battaglie attualissime, però non vedo un movimento contadino, non vedo un movimento comunista, un movimento operaio che va a riprendere queste battaglie. Oggi tutto si gioca nei salotti televisivi, Porta a Porta, il Reporter, poi c'è l'altra trasmissione. Non è così, cari amici e compagni. Però noi nello stesso tempo possiamo definire Peppino Impastato il pioniere della nuova fase di lotta, perché lui nell'impegno di lotta contro la mafia è riuscito a inventarsi metodi nuovi, come il giornale, l'idea socialista, che da quel giornale ha lanciato delle forti denunce. Pensate un po', negli anni 60, dove parlare di mafia era impossibile, era difficile, però lui ha lanciato delle forti denunce da quel giornale, ha messo in evidenza i rapporti fra la mafia e una parte del potere istituzionale, cioè gli amministratori del mio paese, il sindaco, il vice sindaco, gli assessori. Ecco, queste erano le battaglie di Peppino. E quando lo denunciano, viene condannato, il giornale chiude per un articolo non sui mafiosi, perché denunciava la mafia, il giornale chiude perché lui ha scritto un articolo sullo sport. Pensate un po', perché il mio paese, Cinis, era l'unico paese della zona che non era fornito dell'impianto sportivo, e lui conclude un articolo con queste frasi: forse il signor sindaco del nostro paese ignora la parola sport. Denunciato con questo pretesto,
quel sasso buttato nell'acqua stagnante, poi si ferma, si blocca, qualcuno l'aveva definito così, viene condannato, però Peppino non si rassegna. Cioè Peppino non si rassegna. Lui si organizza assieme ai compagni, ai suoi amici, si organizza come fotoreporter, si improvvisano fotoreporter e vanno in giro alle periferie del paese a documentare tutto lo scempio del territorio, le persone che costruivano abusivamente, un complesso turistico che bloccava l'accesso al mare, cioè pensate un po', lo Z10 famoso, cioè denunciava il fatto che si disimboscava in montagna, si costruiva e poi avvenivano le frane. Ecco, tutte queste cose lui li documentava nelle foto che poi sviluppava, ingrandiva, li metteva nei pannelli e andava in giro per il paese, perché lui amava il suo territorio, lo amava tantissimo, andava in giro per il paese e quando non gli davano l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, lui diceva ai suoi amici e ai compagni: resistete, tenetele in mano, se poi non ce la fate più non la appoggiate per terra, appoggiatele sulle piante dei piedi, perché nessuno può dire che noi abbiamo occupato il suolo pubblico. E quelli impazzivano. Ecco, questa era anche una forma ironica di Peppino, dove vediamo pure, ricordate sempre una scena del film, perché io cito quelle scene reali, dove si vedono quelle famose curve dell'autostrada che lui sosteneva, Peppino, in maniera ironica, che quelle curve servivano a salvaguardare la vita degli automobilisti, perché il rettilineo è monotono, c'è la possibilità di andare a sbattere, qualcuno si beve qualche bicchiere di vino in più e va a sbattere. No, non è così. Quelle curve servivano a salvaguardare gli interessi dei mafiosi, lo Stato che si piega alla mafia. Ecco, questo è successo. E poi Peppino andava avanti, perché dopo questa grande esperienza lui, dopo gli anni 60, non è riuscito solo ad acquisire una forte coscienza antimafia dopo la morte dello zio, che era un mafioso, che ha capito realmente cos'era la mafia, ma lui è riuscito ad acquisire una forte coscienza politica, ideologica, è diventato un militante comunista impegnato con tutto se stesso in questa difficile battaglia. Cioè Peppino era un militante comunista, sicuramente non aveva il paraocchi, su questo non ci sono dubbi, noi lo dobbiamo riconoscere, lo dobbiamo sostenere, e l'abbiamo visto in quella scena famosa nel film, che è tutto reale. Lì c'è Peppino quando lui dice: ma quale lotta di classe? Cioè Peppino partiva dalla lotta di classe, quello era il suo obiettivo, però lui superava quell'ostacolo e diceva: ma quale lotta di classe? Qui bisogna insegnare alla gente cos'è un paesaggio prima che venga distrutto. E poi si poneva il problema della bellezza del territorio, della nostra bellezza, che è appunto spontaneità e naturalezza. Ecco, allora ci siamo noi fino alla sua militanza comunista, che ripeto si perde sempre nella notte dei tempi, perché Peppino, ancora prima del giornale, lui ha partecipato alle battaglie pacifiste contro la guerra del Vietnam. Tempi duri quelli erano, veramente tempi duri, gli erano i tempi dei primi cantautori americani, John Benz e Bob Dylan, che scendevano in piazza con le chitarre in mano a protestare contro la guerra del Vietnam. Peppino viene da quell'esperienza, quei punti di riferimento importanti, dove ci hanno accompagnato per tutta la vita la musica, l'arte, la sua spontaneità, la sua creatività, che lo ha dimostrato appunto nelle trasmissioni di Radio Auto, quando lui poi in continuità del Circolo Musica e Cultura, perché questa esperienza l'aveva canalizzata lì, quello era il periodo dei Circoli Ottobre, sono state esperienze notevoli, perché lì Peppino ha capito che bisognava sfruttare l'arte come veicolo di comunicazione, come punto di aggregazione, quello che non facciamo più oggi. È chiaro che il commento passa ad altro, perché i giovani non è che hanno più la possibilità di sentire Francesco Guccini
o Francesco De Gregori, non è che hanno la possibilità di sentire Fabrizio De André oppure legarsi ai primi cantautori italiani di allora, alla famosa scuola genovese che comprendeva Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e tanti altri, compreso lo stesso De André. No, questa possibilità non c'è, perché se io mi giro trovo quegli emeriti imbecilli che vengono dalla scuola della De Filippi. Ecco, ce n'è uno lì appeso in quel muro lì che mi ha incuriosito tantissimo. Ecco, vedete, purtroppo il commento passa questo. Allora noi dobbiamo cercare di educare le nuove generazioni a qualcosa di diverso, perché non facciamo veramente nulla. La sua esperienza di impegno culturale e politico si chiude con Radio Auto e si chiude con la famosa lista di Democrazia Proletaria. Peppino era candidato in quella lista perché credeva in quelle battaglie istituzionali, credeva che qualcosa si poteva anche fare all'interno di un consiglio comunale. Peppino fonda la radio perché si poteva fondare la radio in quel periodo. Un giudice di Milano aveva emesso una sentenza costituzionale dove diceva che si potevano occupare le frequenze in FM nei territori circoscritti. La prima cosa che fa Peppino è proprio questa: legalmente occupa una frequenza e incomincia a trasmettere. Io credo che qui ci sono persone che hanno vissuto quell'esperienza delle radio libere. Noi ci siamo sentiti liberi che trasmettevamo, perché nessuno ci diceva dovete fare questo, qui c'è il filtro, questa notizia non può passare. No, passava tutto nel rispetto del decoro, passava proprio tutto, e la gente si sentiva libera finalmente di ascoltare le notizie che voleva. Peppino viene ucciso il 9 maggio del 1978. Sicuramente un'arma micidiale che lui ha scoperto, che è l'ironia, ha fatto arrabbiare i mafiosi. Ecco, lì si vede anche un Peppino creativo, un Peppino artista, un Peppino poeta. Cioè, perché le trasmissioni Onda Pazza in quel momento, ma erano veramente capolavori di improvvisazione. Lui prendeva in giro i mafiosi. Nessuno aveva osato prendere in giro mafiosi prima di lui, cioè li sfotteva. Lui diceva: voi siete degli uomini potenti, fate leva sull'omertà, mettete paura alla gente, però io vi dimostro in tutti i modi che voi siete degli esseri ridicoli e insignificanti. E quell'arma micidiale, sicuramente quell'arma micidiale, con quell'arma lui li avrebbe sconfitti, così come li avrebbe sconfitti all'interno del Consiglio Comunale. Dopo che è stato ucciso Peppino, c'è stato un depistaggio. I primi investigatori che sono arrivati sul luogo del delitto hanno depistato le indagini e non hanno tenuto affatto conto del lavoro, delle denunce, dell'impegno che Peppino aveva portato in precedenza. Cioè, no, bisognava farlo passare per terrorista, perché vedete, forse voi lo sapete, però è giusto ricordarlo, Peppino non è stato ucciso in un agguato mafioso. Tutto quello che noi abbiamo visto, cioè tutto il panorama del delitto, non sembrava affatto un delitto di mafia, ma un attentato terroristico, perché Peppino è stato sequestrato da un comando di killer all'uscita della radio, lo hanno portato poi all'interno di un casolare, il famoso casolare che se ne parla in questi giorni perché è ridotto a una discarica, lo hanno portato lì all'interno del casolare, lo hanno tramortito perché poi abbiamo trovato le pietre insanguinate, e poi il suo corpo è stato posto accanto lì vicino al casolare lungo i binari della ferrovia, e con una carica di dinamite e di tritolo è stato fatto saltare in aria, l'arma secolare della mafia. Per quale motivo? Perché lui doveva passare per terrorista, perché lui era un militante dell'estrema sinistra,
e i militanti dell'estrema sinistra di allora erano scomodi. Perché? Perché portavano avanti la loro linea politica, che si conosceva benissimo che non era né con le Brigate Rosse e nemmeno con lo Stato, ed erano pericolosi con questo, perché facevano riflettere. Allora quella strategia si prestava a far passare Peppino impastato per un terrorista. Bene, sempre con la complicità dello Stato. E noi siamo andati avanti e vedete che i nostri nemici non erano soltanto i mafiosi, ma erano quella parte delle istituzioni che hanno tentato di impedirci ad arrivare alla verità. Il maggiore dei carabinieri Subranni, che poi è diventato generale, poi abbiamo avuto l'allora procuratore Martorana, i due sostituti Scozzari e Trizzino, compreso il maresciallo dei carabinieri. Questi signori che hanno commesso un crimine hanno fatto tutti una splendida carriera e sono tutti vivi. Però vedete, noi non siamo abituati di fare di tutta l'erba un fascio. In tutta questa storia ci sono stati alcuni magistrati che ci hanno aiutato, che hanno tentato di aiutarci. Il primo è stato il procuratore di allora, che ha sostituito Martorana dopo qualche mese, che si chiamava Gaetano Costa, il suo sostituto Domenico Signorino. Col vecchio codice d'inchiesta viene formalizzata per omicidio contro ignoti e passa al consigliere istruttore di allora Rocco Chinnici. Pensate un po', Rocco Chinnici non riesce a completare l'inchiesta viene chiusa, viene, nel frattempo arriva un procuratore e un giudice di Firenze che si chiamava Caponnetto, che ha dovuto archiviare l'inchiesta con la postilla, ecco, dicendo, mettendo la postilla, noi non siamo arrivati alla verità perché ci sono stati dei depistaggi, e indica con nome e cognome gli autori del depistaggio. Poi è chiaro che questa cosa, ecco, una delle cose importanti che ha fatto Rifondazione Comunista, questa cosa, la vicenda del depistaggio, è stata ripresa da Rifondazione Comunista per quanto riguarda la famosa relazione della Commissione Antimafia, dove per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, cioè, viene approvata quella relazione dove si metteva in evidenza il depistaggio. L'autore è stato l'onorevole, il compagno Giovanni Russo Spena. La mafia è dentro lo Stato, però possiamo pure dire che è contro lo Stato quando uccide Falcone, Borsellino, quando uccide quelle persone che vogliono intracciare il loro percorso. Allora noi dobbiamo essere chiari, perché se no la legalità noi ce la possiamo sognare in questo paese, e se parliamo di leggi, noi ce l'abbiamo quelle leggi che possono cambiare tutto, che possano cambiare tutto, e sono i 139 articoli della Costituzione italiana, perché lì c'è l'uomo, lì c'è la sua dignità. Bene, allora grazie, io vi faccio ricordare sempre quello che è successo a Ponteranica, soprattutto quello che possiamo fare per la memoria storica di questo paese. Grazie.